Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come fare questo punto. È un bellissimo punto, come vedete, è molto facile da fare. Lo potete usare per molte cose, io l'ho usato per fare questa borsa per una bambina. Se fate una borsa con questo punto, dovete fare il davanti e il dietro separati, poi li fate mettere insieme con una maglia bassissima. Ma come vi ho detto, la potete usare questo punto per molte altre cose, ma con questa borsa è venuto molto, molto carino. Cominciate con fare le catenelle. Catenelle fate, dipende da quello che state per fare. Se per una borsa, questa l'ho cominciata con 90 catenelle, ma se fate qualche altra cosa, vedete quante catenelle dovete avere. Adesso cominciamo. Andiamo nella quarta catenella, 1, 2, 3, 4 e facciamo una maglia alta e dobbiamo fare 3 maglie alte nelle 3 catenelle, 2 e 3, così abbiamo in tutto 4 perché le prime 3 catenelle qui servono come una maglia alta, 2 catenelle. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2, facciamo una maglia alta nella prossima catenella. 3 catenelle. Adesso dobbiamo saltare 4 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Facciamo una maglia alta nella quinta catenella. 3 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso posto dove abbiamo fatto l'altra. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Così qui abbiamo fatto 3 e qui 4. Adesso dobbiamo saltare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e facciamo una maglia alta nella settima catenella. Soltanto qui dobbiamo saltare 4, qui dobbiamo saltare 6. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E un'altra maglia alta nello stesso posto. Altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Saltiamo altre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nella settima facciamo un'altra maglia alta. Altre 3 catenelle. E facciamo un'altra maglia alta nello stesso posto. Altre 4 catenelle. Saltiamo altri 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nella settima facciamo una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Adesso siamo arrivati qui alla fine, dobbiamo finirla come l'abbiamo cominciato. 3 catenelle, saltiamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Facciamo una maglia alta nella quinta catenelle. 2 catenelle. Saltiamo 1 e 2 e la finiamo con 4 maglie alte come l'abbiamo cominciato. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo cominciato con 4 maglie alte, 2 catenelle in maglia alta, 3 catenelle, saltiamo 4 qui, queste maglie alte, 3 catenelle, e qui saltiamo 6 e la facciamo nella settima e finiamo come abbiamo cominciato. Saltiamo 4 nella quinta, qui saltiamo 2 e finiamo con 4 maglie alte. Questa è la prima riga. Adesso cominciamo la seconda riga, lo facciamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. E dobbiamo fare una maglia alta su ogni maglia alta che abbiamo su queste 4 maglie alte, 2, sulle prime maglie alte che abbiamo, una maglia alta su tutti i 4. 2 catenelle, qui abbiamo l'altra maglia alta e facciamo un'altra maglia alta sopra quella. Altre 2 catenelle,
Adesso dobbiamo andare qui, di mezzo, dove abbiamo fatto tutti quei tre catenelle, e dobbiamo fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una catenella, e facciamo altri 4. In tutto dobbiamo avere 8 nello stesso posto con una catenella che li separa. 3 e 4. Questa è la prima. Adesso andiamo in questa senza fare catenelle. Altre 4. 1, 2, 3 e 4. Una catenella. 1, 2, 3 e 4. Andiamo alla prossima, facciamo lo stesso. 1, 2, 3 e 4, una catenella e altri 4. 1, 2, 3 e 4. Andiamo alla prossima. 1, 2, 3 e 4. Una catenella e altri 4. 1, 2, 3 e 4. Adesso siamo arrivati qui alla fine, 2 catenelle, una maglia alta su questa maglia alta, altre 2 catenelle e facciamo gli ultimi 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. E anche questa, la seconda riga è pronta, come vedete. Adesso cominciamo con la terza riga, la seconda riga, è sempre quelle 2 righe che dobbiamo ripetere. Questa riga che vi ho fatto vedere prima è questa riga, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte nelle prossime maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta nella prossima maglia alta qui. 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso andiamo qui di mezzo dove abbiamo fatto quella catenella e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e un'altra maglia alta nello stesso posto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo alla prossima e facciamo lo stesso, una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso posto. Altre 4, 2, 3 e 4. Andiamo alla prossima. Facciamo lo stesso. 3 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso posto. Altre 4, 1, 2, 3 e 4. Andiamo alla prossima, facciamo lo stesso. 3 catenelle, 1, 2, 3 e un'altra maglia alta nello stesso posto. Adesso siamo arrivati qui alla fine, 3 catenelle, non 4, 3 adesso, una maglia alta qui, 2 catenelle e finiamo con 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. E questa è l'altra riga pronta.
Adesso dobbiamo ripetere questa riga qui. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, una maglia alta qui, altre 2 catenelle e 4 maglie alte qui. 1, 2, 3 e 4, una catenella e altri 4. 1, 2, 3 e 4. Adesso senza catenelle andiamo qui e facciamo altri 4 e dovete continuare come questa riga qui, come vi ho fatto vedere. Poi la prossima riga è come questa qui. Queste due righe dovete sapere, questa e questa, questi due, sempre ripetere questi e avrete questo risultato, come viene il punto, come vedete. Spero che il video lo avete trovato utile, abbiate capito quello che stavo facendo, che lo proviate, lo proviate con molte cose. Non, io l'ho provato, come vi ho detto, con questa borsa, ma lo potete provare, fare questo punto per molte altre cose. Ciao per adesso, spero che lo proverete. Ciao.